con le immagini in diretta, i corridori si trovano a 140 km dall'arrivo. Queste strade molto strette, questi muri, bisogna assolutamente stare davanti, c'è sempre il rischio delle forature, c'è sempre il rischio di rimanere fuori corsa e questo rende questa corsa veramente dura. Fortunatamente oggi non piove, comunque penso che certi tratti in pavé i corridori li troveranno anche bagnati perché ieri ha piovuto tutto il giorno. E ricordiamo mentre ora siete qui con le immagini sul traguardo prima del finale, prima dell'arrivo della prova di Coppa del Mondo seconda della serie, va sempre in scena una kermesse riservata ai giovanissimi. Appunto queste sono le immagini che vi giungono dal traguardo, telecamere fisse, mentre ecco la classifica generale di Coppa del Mondo. Andrej Schmil, belga, attualmente a 100 punti contro i 70 del tedesco Zabel. Poi in terza posizione il polacco Spruck con 50, poi Garzelli, primo degli italiani, con 40 punti e quinto Aus con 36 punti. Garzelli in gran spolvero. Sì, Garzelli che in un primo tempo doveva partecipare al Giro delle Fiandre è stato dirottato in Spagna. Ieri ha vinto il Gran Premio di Navarra, tra l'altro da quest'anno anche denominato Gran Premio Miguel Indurain, e da domani parteciperà al Giro dei Paesi Baschi nella Mercatone 1, dove parteciperà anche Marco Pantani, che probabilmente verrà in Belgio per fare Freccia Vallone e forse Liegi Vastoglesi. Ecco, tu hai parlato di Pantani, vediamo un po' gli assenti. Pantani, Rebellin, Jalabert, Gotti, Kamenzin, il campione del mondo, Ulrich, Armstrong, Bogaert e Hamburger. Questi gli assenti più importanti a questo Giro delle Fiandre, seconda prova di Coppa del Mondo. Molti hanno preferito prepararsi per le classiche dell'Ardenne, tra questi anche Davide Rebellin. De Ronde van Vlaanderen, il Giro delle Fiandre. Quindi parteciperanno al Giro dei Paesi Baschi, una corsa che comincerà domani, una corsa molto dura, una corsa che si svolge appunto in Spagna ed è un banco di allenamento ideale per preparare al meglio corse impegnative come Freccia Vallone e Liegi Vastoglesi. Invece altri preferiscono saltare proprio tutto, e tra questi Ulrich, che anche quest'anno ha notevoli problemi anche di peso. E in seconda posizione Gaumont, e mi sembra anche Van den Broek era poco dietro. E sono gli uomini della TVM maglia grigia, TVM che è stata esclusa dall'organizzatore del Tour de France dalla Freccia Vallone. Una ripicca. No, al Tour non si sa ancora. No, alla Freccia Vallone. Sì, alla Freccia Vallone possono farlo perché... Ho detto gli organizzatori del Tour de France, che organizzano anche... E mi sembra che anche la moto sia caduta, vedete, caduta anche... E avuto... Bulgarelli fa un sospiro di sollievo, non c'era lui in cronaca. Ed eccoci con gli uomini della Cofidis, formazione francese che ha in Van den Broek il leader. Vola, dicono gli esperti, questo Van den Broek che l'anno scorso è stato al centro di una brutta storia con due contratti firmati, uno con la Mapei. Sì, c'è anche un precedente, una stretta di mano tra Van den Broek e il patron della Mapei, il dottor Squinzi, che stretta di mano che non fu onorata da Van den Broek, il quale in questo caso forse non fu correttissimo. Questo... Ed è Van den Broek che sta scivolando. Ho paura che sia stato lui. Mi sembrava nettamente, perché avevamo visto Clear in prima posizione, in seconda Gaumont, c'era Van den Broek in terza posizione. E attenzione, proprio ieri hai detto la Van den Broek non ha però con sé una grande squadra. Se dovesse cadere, se dovesse capitargli qualcosa, solo Gaumont gli può dare una mano. Ora Gaumont, ecco qua la ripetizione, vedete Gaumont in seconda posizione e scivola Van den Broek. Gli è partita la ruota davanti, non ha potuto fare nient'altro che scivolare. Coraggioso ma sfortunato. Sfortunato però può riprendersi. Questi infatti, sono gli uomini di testa, vedete Kirsi pure. Gaumont che non si è accorto della caduta, difatti era in testa e chiede a tutti dove è finito Van den Broek, perché era lì pochi attenzione. Ecco, seguiamo, rimaniamo, attenzione, rimaniamo sul gruppo, un momento particolarmente interessante perché Van den Broek che era considerato da tutti il più eccolo, in forma, eccolo, eccolo lì, e che appunto aveva dimostrato, questo è no. De Wall, ma davanti a lui due o tre posizioni mi sembra di aver visto anche Van den Broek. Una bella giornata di pioggia e questo ha portato il fango in mezzo alla strada. E quindi soprattutto in queste curve i corridori devono stare attenti, perché basta un niente per scivolare, slitta la ruota d'anteriore e la caduta di Gaumont è grave. Attenzione,
è grave per lui, non tanto, cioè lui appunto ha picchiato la coscia, è grave per Van den Broek, che ha perso l'uomo che praticamente ha tenuto in piedi questa fuga, l'unico in grado di dargli una mano, di assecondarlo in casa. Ecco che la regia ci ripropone lo scivolone di Gomon, vincitore della Gambevegen, che Rai Sport vi proporrà mercoledì prossimo. Il pomeriggio sportivo sarà proprio puntato sulla Gantwevelgem, mentre Cina di Mele è un tratto abbastanza tranquillo, le strade sono belle e tra poco cominceranno le strade dure, le strade ricche di salite, ed è per questo che qui i corridori hanno la possibilità di mangiare anche un panino in più. È ritornato di moda il cerotto. Sì, molti corridori usano questo cerotto, sembra che aiuti la respirazione. È stato Casiraghi il primo. 5-6 km poi c'è il Kluisberg. Dicevo prima i rapporti, Van den Broek questa mattina ha usato come rapporto più agile 39-21, Bartoli 39-22, Sorensen 39-23. Questo è il rapporto più agile che potrebbero usare sulla Gramo, che è la salita più impegnativa, o il Pattersberg, che sarà tra 20-30 km, cioè dopo il Quaremont. Quaremont, che come ho detto prima è uno dei punti più difficili, perché è a 60 km dall'arrivo, perché sono 3000 metri di pavé. In salita non è durissimo, perché è una salita abbastanza leggera, però 3 km di pavé fanno la differenza. Quindi riepilogando, 188 i km percorsi, 77 alla conclusione di questa Ronde van Vlaanderen, che di chilometri ne prevede 265. Da Brugge o Bruges a Meerbeek. Ecco, secondo me faceva più scena, più teatro la partenza da Sint-Niklaas, dalla piazza più grande. Eccoci intanto su Neville, sul francese Neville, poi parleremo di quello che hanno i corridori in questi sacchetti. Allora, secondo me faceva più teatro. Di Merz però mi sembra che fu squalificato per doping, comunque è riuscito a ottenere altri risultati molto ma molto importanti. Eccolo qua, Bartoli, siamo... Michele Bartoli a 55 km dalla conclusione, primo affondo di Michele Bartoli, che deve difendersi anche dalle pacche affettuose ma non certo gradite. Su di lui si porta Van den Broek, testa a testa tra i due grandi favoriti, Van den Broek e Bartoli. Bartoli che ha atteso questo strappo per andare all'offensiva, Van den Broek che aveva tentato già nei primi chilometri di fare selezione, poi è stato sfortunato, però adesso dimostra di avere ancora la gamba buona. E sa benissimo che non può lasciare spazio a Michele Bartoli, che anche lui sa che è uno tra gli uomini più in forma. Fra l'altro, la difficoltà di questi percorsi è che di solito la conclusione dello strappo... E arrivaci Mil, eccoci Mil. Anche Chandri, la difficoltà del percorso è che in cima agli strappi di solito non c'è subito la discesa, ma ci sono questi tratti in pianura dove bisogna spingere lunghi rapporti, dove non riesce a recuperare, e proprio qui delle volte i 10 metri diventano 50-100 e non li vedi più. Allora, attacco di Bartoli, il primo che si è portato all'inseguimento del toscano è il belga Van den Broek, poi Chandri e poi Cmil. Fa fatica a rimanere nella scia di Bartoli Van den Broek. Fa fatica, sì, non riesce a prenderlo. Bartoli, che secondo me è, come ho detto prima, il corridore più in forma. Fra l'altro lui sente in modo particolare questa corsa. Da quando è professionista è riuscito a vincere ben 9 corse qua in Belgio, che noi abbiamo sempre fatto fatica a vincere corse qui, invece lui è riuscito sempre a fare grandi prestazioni, e il Fiandre lo sente proprio dentro, come fosse una corsa delle sue. Corsa difficilissima, non solo da interpretare ma anche da affrontare. Avete visto che curve contro curve, col pavé, con la strada bagnata. Ecco che si sta organizzando l'inseguimento. Cmil si alza, si volta, si guardano, ma perché non tiri tu, ma non tocca a me tirare, tira tu. Naturalmente ognuno cerca una giustificazione. Adesso sono Sorensen e Museo che sono portati in testa, i corridori sono riusciti, quelli che inseguivano sono riusciti a rientrare, e la prima cosa che fanno è guardano indietro per vedere com'è la situazione, perché prima non hai avuto tempo di farlo, e controlli quanti corridori sono rimasti, chi è staccato, eventualmente se ci sono compagni di squadra, per poter eventualmente studiare una strategia, perché qui le strategie si studiano da un chilometro, possono cambiare un chilometro dopo. Naturalmente ci vogliono anche le gambe poi per soprattutto. Ecco, a proposito, ecco che si muove Incapì. Sante Gagliardoni, che è stato medaglia d'oro 2 volte alle Olimpiadi nel 60 a Roma, è stato campione del mondo, ha inventato uno strano specchietto
che ha posto al termine del manubrio per vedere quello che succede alle spalle senza doversi voltare con queste manovre difficili e pericolose. Allora, Musseo, Sørensen in capì. Musseo. Ci vorrebbe lo specchietto. Sì, ci vorrebbe, ma non so, perché di solito io ho visto qualche specchietto, ma sono talmente piccoli che sei talmente stanco che secondo me non riesci a vedere niente. Se c'è Zanini, che esatto, è talmente grande. La cosa migliore, Burva è scivolato e ha dato una bella botta col gomito, probabilmente guardate la sofferenza per la mano destra, è comunque ancora davanti al gruppo di Musseo, al gruppo di Bartoli, cerca di ripartire. Ma se non sta attento ricade ancora. Ma ha picchiato proprio violentemente la mano, il polso, e difatti sta per essere raggiunto dal gruppo di Bartoli. Tanto probabilmente vediamo se la regia ci ripropone appunto la caduta di Placà. Eccola là, scivolato. Testa, gli è scivolata, gli è partita la ruota davanti. Perché succede che in questi tratti vanno sia alla ricerca dei tratti non in pavè, ai bordi della strada, però la gomma si sporca di fango e non si riesce a pulire, e quando arrivano nella curva la gomma sporca proprio per il fango, non ha l'aderenza che di solito dovrebbe avere. Mentre Marcus Asberg cerca di riportarsi sotto, perché secondo me, ecco qua la scivolata, era caduto anche Sørensen, che era, e difatti vedete, secondo Sørensen me ha picchiato più che il gomito, ha mostrato di sentire particolarmente dolore al polso, è andato proprio giù, tac, col polso. Ecco, Marcus Berg era caduto perché era la sua ruota, però è riuscito lui a ripartire immediatamente e sta rientrando. Ecco lì, vedete che Berg subito riprende la bicicletta e si riporta all'attacco. Ecco, clavicola e polso in questo tipo di cadute. Ci vuole poco. Il femore poi... Anche dall'elicottero proprio rivediamo la caduta, vedete Marcus Berg non può fare altro, anzi Marcus è riuscito a stare in piedi, è riuscito a sganciare... A dribblare la bicicletta. È riuscito a stare in piedi, quindi ha ripreso la sua bicicletta e poi è ripartito. Tanto vediamo Van den Broek che cerca di dare assistenza a Giovanova, però mi sembra che dica no, non ce la faccio, vai, ed è andata la macchina, anche perché deve dare assistenza. E qui se non sta attento, sta cambiando bicicletta, attenzione. Sta cambiando bicicletta. Attenzione, ecco Van den Broek... Plancard. Van den Broek, quel signore che sta ora spingendo Plancard, è lo zio di Van den Broek ed è stato quello che lo ha lanciato al professionismo. Lui, Jean-Luc, suo nipote Frank, fra l'altro Van den Broek è passato professionista con lui. Dopo due mesi hanno detto no, io non voglio più stare con te, voglio andare alla Mapei. Ha lasciato lì la squadra a metà stagione in aprile e a maggio è andato nelle file della Mapei. Ed è un po' il discorso che poi ha fatto alla Mapei, è stato un piacere, aveva dato la sua parola stretta di mano, poi diciamo che a livello così parola non è molto affidabile. Si è portato a questo genere. Perfetta questa analisi. Sì, c'era stato, come dicevo prima, un brindisi addirittura con il dottor Squinzi in persona. Dopo qualche tempo, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, si trattava di definire ogni dettaglio del contratto. Disse: io voglio correre in una squadra in cui possa essere il solo capitano. Ora, sentivo prima delle vostre analisi, si dice è una squadra forse che non potrà secondarlo fino all'ultimo muro. Un po' se l'è cercata, nel senso che è stata una scelta tecnica sua, quindi è giusto che ora si giochi le sue carte. E come ci sono molti corridori che preferiscono fare il leader in una piccola squadra piuttosto che uno dei leader nelle grandi squadre, mentre eccoci con i due battistrada che stanno per essere ripresi. Allora, Faresin e Sørensen, vediamoli, eccoli qua. Sørensen non si arrende, prosegue. Faresin, il belga, eccolo inquadrato, aspetta, ecco, Incapì, il primo ad arrivare. Poi vediamo, dovrebbe esserci Weinstein, Peters, Sberg e Knaven. Peters, Wilfred Peters, gigantesco coequipier di Musseo, ha al suo attivo una Gand Wevelgem. Dice, quindi, che l'altro giorno Peters stava per mettere KO un po' di gente quando l'hanno bloccato per portarlo in bicicletta. È pericoloso perché è sul 1,90 m e può fare il sollevatore di peso. Sì. Ha una prestanza adattissima a questo genere di prove. Ricordiamo anche che giunse terzo alla Parigi-Roubaix dell'anno scorso, un grande corridore per queste corse.
Eccolo qua, Wilfred Peters. Ha qualche problemino? La schiena, con un po' di stiramenti, perché dopo tutti questi muri, dopo tutto questo pavè, la schiena comincia a dolere, a far Eccolo male. Qua. E quindi questo è un tratto in asfalto e cerca un po' di rilassarsi. Però adesso stanno collaborando tutti e sette. Adesso comincerà a tirare forte anche Marcus Asberg, compagno di squadra di Rolf Sørensen. Tutti cercano da bere, tutti mangiano, però stanno per essere... Ma attenzione, stanno arrivando anche gli altri. L'avevo detto, non mi sembrava che fosse particolarmente sostenuta la velocità e dietro c'erano troppi uomini che non potevano assolutamente stare. Fra l'altro cosa c'è stato? La caduta di Plancard ha costretto il lotto a prendere l'iniziativa e difatti due uomini sono in testa, mi sembra Mario Aert e Pers, che hanno riportato in testa anche il leader di Coppa del Mondo, Schmilla. Quindi adesso ancora tutto da rifare, una quarantina di uomini in testa quando mancano 40 chilometri, meno di 40 chilometri all'arrivo. Ma in questi 40 chilometri di possibili soluzioni per attacchi che prevedano un arrivo isolato ce ne sono. I prossimi tre muri sono tutti in asfalto e sono il Leberg, il Berendries e il Tembos. Il Tembos è famoso perché in quel punto, nello strappo di Tembos, Museu è sempre partito. Tutte e tre le volte che ha vinto il Giro delle Fiandre è partito lì, vedete proprio il terzo, ecco, il Tembos. Ecco, questi sono i muri che mancano, Leberg, Berendries, Tembos, il muro e quindi l'ultima salita. Vale a dire, mentre scatta Dönbacher, Martin Dönbacher, che non è più giovanissimo ma è sempre molto attivo in questa fase. Il Bosberg sedicesimo ed ultimo muro è posto a 13 chilometri dalla conclusione. Il muro, vale a dire Gerasberg, o il muro di Grammont, muro di Grammont se volete dirlo alla vallone, Gerasberg se volete dirlo alla fiamminga, muro se volete dirlo come ormai è diventata tradizione, il muro, proprio per evitare che si continui nell'errore, il muro di Grammont o il Gerasberg, visto che si è accentuata questa divisione tra valloni e fiamminghi, hanno deciso, lo chiamiamo muro e buonanotte. Muro che è dopo 253 chilometri, quindi a pochi chilometri dall'arrivo, una quindicina di chilometri dall'arrivo. Lì partì nel 1996 Michele Bartoli e secondo me, se riuscirà ad arrivare all'imbocco con il primo gruppetto, potrebbe essere uno dei pochi in grado di fare la differenza, di scattare lì. Anche perché dopo c'è la discesa, poi due chilometri di pianura, poi il Bosberg e dal Bosberg una decina di chilometri c'è l'arrivo. Siamo all'ultima ora di corsa, corsa che dovrebbe finire intorno alle 16:20. 16:20, sì. Con questo taboga finale, con queste montagne russe nel cuore delle Fiandre, vogliamo ricordare che quella bandiera gialla con il leone nero, con le unghie rosse, è la bandiera, appunto, la bandiera nazionale fiamminga, mentre quella dei valloni è il galletto, con sempre gli stessi colori, che sono poi quelli della bandiera nazionale belga, il giallo, il nero e il rosso. Dirksen. Altro tentativo, vediamo... Mi sembra proprio Ludo Dirksen in seconda posizione, Dönbacher. Non puoi sbagliare. È difficile. È difficile sbagliarsi su Ludo. Ludo Dirksen faceva il carrozziere in una, il verniciatore per dire con correttezza, in una fabbrica che costruivano camion, a 30 anni è passato professionista. E dobbiamo dire che è stata un'ottima scelta quella di Colnago e Saronni. Prendere questo corridore tipico finisseur fiammingo, anche perché l'anno scorso è stato l'ultimo corridore a rimanere con Franco Ballerini alla Parigi-Roubaix, corridore da classico, un corridore che è instancabile, sempre in testa, un passista come pochi e si trova proprio a suo agio in queste corse. Adesso è lui che scandisce il passo, vediamo che sono rimasti 6 o 7, però dietro c'è anche De Klerk, ecco Peters, poi Peters, Dönbacher, Knaven, Farazain, Dirksen e De Klerk. Questi sono gli uomini al comando. Non ci sono atleti di prima fascia, il migliore forse è proprio Dirksen. E difatti dietro stanno tirando per raggiungerli. Perché non si può lasciare spazio a questo corridore. Adesso no. E vedete, vediamo... con il numero 11 Mario Aerts. Ottimo corridore.
un ragazzo che anche lui è passato nelle file della Vlaanderen. È bellissima questa azione, un Bartoli che sembra il Bartoli del Fiandre del 96. Cimilli immediatamente in seconda posizione e Muzeu in terza. Allora, Bartoli in prima posizione, poi maglia bianca quella di Cimil, marca Cimil Muzeu, qualche moto di troppo, primo piano di Cimil, poi Muzeu, poi ecco Van Petegem che sta arrivando, mancava Van Petegem, eccolo qua, vincitore della tre giorni di La Panne, poi Martin Denbacher, ex campione olandese, scatto secco, nuova selezione. Prendere un po' di vantaggio temendo di venire poi staccato nel tratto finale. Gerardsbergen, poi gli uomini della TVM, Zabel sempre in prima posizione, c'è Spruck, poi c'è Colombo, ora Van Petegem, vediamo come si muove Cimil, eccolo là, Cimil in seconda posizione, molto bene Colombo. Eccolo là, con la maglia rossa Colombo, poi c'è Zabel, poi c'è Martin Denbacher, 1000 metri alla vetta. Comunque, secondo me il gruppetto dietro non è distante, non è molto distante. Un corridore come Bartoli, se sta bene, potrebbe ancora rientrare. Museo. Anche perché davanti nessuno sta forzando, c'è Vandenbroucke alla ruota di Museo e vedete difatti che il gruppo è a 50 metri, non di più. Quindi Van Petegem, Museu, poi Vandenbroucke, poi c'è Colombo, poi c'è Cimil. Ah, caduti. E ancora Vandenbroucke. Vandenbroucke, Sorensen, anche Gabriele Colombo è rimasto attardato da questa caduta. Vediamo anche Cimil. Ed ecco Bartoli, vedete Bartoli è passato in questo momento, ma hanno guadagnato terreno Museu e ecco, Van Petegem. Vediamo un po' cosa succede. Due fiamminghi al comando. Con Van Petegem, maglia grigia in prima posizione, Johan Museo che ha già vinto tre volte il Giro del Fiandre. Vediamo, ecco qua i due leader, mi sembra è in che difficoltà, Museo, mi sembra che Museo sia proprio attaccato al chiodo, come si dice in gergo, ma è questo l'ultimo strappo, l'ultima difficoltà e Museo sta proprio cercando di resistere, ma non mi sembra che neanche Van Petegem ne abbia tanta, però sta incominciando a perdere terreno, però resiste, si difende, Van Petegem cerca di limitare i danni, anche Van Petegem per la verità mi sembra che non abbia tante energie, 20%, una cosa paurosa sul pavé, il muro di Gramont, qui si è fatta la storia del ciclismo. Mancano 50 metri alla conclusione di questo strappo, Museu è riuscito a limitare i danni, anche perché secondo me Van Petegem è salito con un rapporto troppo duro, ha cambiato prima però un rapporto duro. Ha preteso troppo, spingeva un rapporto troppo lungo e al termine di una corsa massacrante come la Ronde van Vlaanderen bisogna essere Merckx, bisogna essere veramente un grande campione. Ecco Cimil, ecco i resti del gruppo dopo la caduta di Sørensen, chissà se la regia, ecco Fontanelli, se la regia ci può ripresentare, ora vedete Guidi, poi Weinstein in coda al gruppo, poi c'è Bortolami, anche ecco questa immagine vi dimostra la difficoltà del muro di Gramont, per il momento due uomini al comando, due fiamminghi, Johan Museo che ha già vinto questa corsa tre volte e con lui Van Petegem. Museo risorto sulle strade di casa, Museo che ripeto l'anno scorso sembra, ecco che la regia ci ripropone lo scivolone, ancora una volta Sørensen, Vandenbroucke al largo, passa Zabel, riescono a dribblare l'ammucchiata, prima Van Petegem e nella scia di Van Petegem Museo. Eccoci, vediamo da un'altra angolazione cosa è successo. Lo scivolone mi sembra, no, Zabel arriva adesso, c'è dentro Spruck, c'è dentro Nardello, c'è dentro Cimil e naturalmente Vandenbroucke e Denbacher. Gomme sporche, ci vuole niente per scivolare, mentre siamo nel tratto in discesa, mancano meno di 15 km all'arrivo, due uomini al comando, vedete Johan Museu e Van Petegem. Van Petegem che ha vinto la tre giorni di La Panne,
corridore più in forma del momento, il corridore di casa, ricordiamo abita proprio all'imbocco del muro di Grammont. E all'inseguimento ci sono Van den Broek, Den Bakker e Spruck, il polacco. E ricordiamo che nessuno era mai riuscito a vincere 4 volte il Giro delle Fiandre. Musso 3 volte nel 93, nel 95 e nel 98. Eccolo Bartoli. Ecco Bartoli. E Chandri. Poi vediamo Maximilian Chandri. Maximilian Chandri, onorevole prestazione da parte del corridore anglo-italiano, mentre vedete Bartoli che si è avvicinato a Chandri, poi si è avvicinato a Colombo. Nuovo scambio di borracce, veramente c'è amicizia tra chi soffre. Eh sì, perché qui ormai siamo alla fine, molti corridori non sono riusciti ad andare alla miraglia per prendere una borraccia piena, molti invece sono riusciti a farlo e quindi la danno senza nessun problema anche a corridori avversari. Intanto continua l'azione dei due, hanno una 15ina di secondi di vantaggio. Possono farcela? Penso di sì, se tirano, se collaborano di sì, anche perché dietro Bartoli non può tirare ed è già una gran cosa, perché avere Bartoli a ruota non dà la possibilità agli altri di tirare a fondo. Quindi la Mapei ha la possibilità, qui 16 secondi per il gruppo di Bartoli, la Mapei ha la possibilità di difendere l'attacco di Musso con Nardello e con Bartoli. Chandri, poi eccoci, vediamo la regia ripropone lo scivolone che ha fatto sì che, eccola, vedete, l'hanno presa larga. Il primo è stato Van Peteghem, si voltano, controllano Van Peteghem e poi Musso. Quello caduto, fra l'altro, non riesco a capire se è Sorensen o Wouters, sono corridori che si assomigliano Sorensen, molto, ma sì, era Sorensen. Adesso c'è il Bosberg, ultimo strappo della giornata, 800 metri, uno strappo in pavé, tutto dritto, come non c'è neanche una curva, e Van den Broek si è staccato, cioè ha staccato i suoi compagni e cerca di riportarsi sulla coppia di testa in terza posizione. Tre belgi al comando, Musso, Van Peteghem e quindi Van den Broek. Van den Broek che vive in un enclave vallone in zona fiamminga. Ecco qua Van den Broek, il vantaggio del tandem di testa va, lo vedete dentro, laggiù in fondo, va molto forte Van den Broek, li vedete laggiù in fondo, mentre ecco ancora la ripetizione dello scatto di Van den Broek, lo guardano ma nulla possono fare né Colombo e neppure Spruck. E siamo al Bosberg, una 10ina di chilometri all'arrivo, sempre Van Peteghem. Musso è il più stanco dei due, però non molla, non c'è niente da fare, ancora 300 metri poi di salite non ce ne sono più, 400 metri ancora, mentre sta per rientrare Van den Broek, che rapporto, guardate come fa con sulla sella, va con un rapporto in spalle, guardate il movimento delle spalle, eccola, però si stanno avvicinando anche gli altri, c'è Bartoli, quindi tutto da rifare, sembrava. No, non ancora, perché secondo me solo Van den Broek potrebbe rientrare, mentre Bartoli non sa che fare, se proseguire col rischio di portare sotto gli altri o se continuare per poi rientrare. Anche perché Musso in condizioni normali, dobbiamo dire, non sappiamo come può reagire Johan Musso dopo la tragedia dell'anno scorso. Musso in condizioni normali è il più veloce. Ripeto, sicuramente. L'incognita è vedere come ha recuperato, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Lui rientra. Ecco Van den Broek che sta rientrando, abbiamo parlato di queste ruote che sono leggerissime, proprio non dico favoriscano gli scivoloni, vogliamo parlare delle ruote? Ma le ruote sono ruote tradizionali, anzi ha montato gomme scolpite, gomme per la pioggia, solo che attenzione, non parlare solo per quelli, no, scolpite sì. No, dico, parla anche per i non addetti ai lavori. Scolpite vuol dire che non sono gomme lisce, ma sono leggermente tacchettate, cioè danno la possibilità anche alla pioggia di uscire, di andare via dalla gomma. E se oggi Van den Broek vince, dopo tutto quello che gli è capitato,
possiamo dire che è veramente un campione, perché è partito nel primo strappo, è andato in fuga, anche se abbiamo detto che era un'azione decisiva. Allora, il vantaggio dei due uomini era di 6 secondi, perché vediamo che Van den Broek si accoda ai due a 16 secondi. Allora, un terzetto, Musseau, Van Petegem, Van den Broek, tre belgi. Abbiamo un grandissimo corridore, che è un ex corridore, ma sempre campione del mondo, vincitore di Milano-Sanremo, di titoli mondiali, di Giri Italia, un campione però che non amava troppo questo tipo di corsa. Beppe Saronni. Sapevo che dovevi tirarmi questo tranello, e in effetti è vero, Fiandre Rubeno sono mai state le corse adatte a me, ero molto leggero, brevilineo, saltavo molto sul pavé, quindi non erano le mie corse. In compenso mi sono fatto valere nelle corse in Vallonia come la Liegi e la Freccia. I numeri sono le posizioni nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale dei tre corridori che vedete. Spruch è un corridore sul quale dovreste puntare un po' di più. Ma guarda, Spruch è un corridore che in primavera fino a metà anno al giro sa esprimersi al meglio, però è un corridore di mentalità come gregario, è sempre stato abituato ad aiutare dei corridori. Attenzione, stanno parlando Van Petegem e Musseau. Sì, ma qui c'è una fase abbastanza difficile per i tre, finché i due davanti, Musseau e Van Petegem, erano assieme, si poteva andare d'accordo. Col rientro di Van den Broek, Van den Broek è un altro corridore veloce, e gli equilibri si sono un po' rotti, c'è un po' di attendismo, però si sono parlati, staremo a vedere. Parlati per dire, ragazzi, conviene a tutti tirare, non facciamo i furbi perché qui ci vengono a prendere. Probabilmente sì. Parlare della Parigi-Roubaix significa parlare di... Spero di ballerini. Perfetto, allora come sta? Ma sta abbastanza bene, ecco un altro scatto di Van den Broek, vedi che quando ci si trova in tre davanti così e si scatta vuol dire che l'accordo non si è ancora trovato. E scattare così vuol dire rompere poi alla fine gli accordi, questi fragili accordi che ci sono qui nel finale di questa corsa. Perfetto, quel fragili accordi. Ecco, io ti pregherei di rimanere qui sino alla fine, perché avremo un po' di tempo, qualche minuto, per poter analizzare meglio questa Ronde van Vlaanderen, anche guardando avanti, guardando la Parigi-Roubaix, dove en attendant ballerini. Quindi rimani qui per favore sino alla fine. Secondo te mancano 8 chilometri alla conclusione, cosa può succedere, cosa succederà, chi può vincere? Beppe Saronni. Ma i tre corridori qui davanti sono tutti ottimi corridori veloci. Van den Broek è rientrato qui, è l'ultimo a rientrare, ha fatto uno sforzo in più, però credo che possa essere il corridore più brillante. Però sai, sia Musseau, la classe di Musseau non si discute, e questo Van Petegem, che credo che nelle ultime corse abbia dimostrato di essere il corridore più in forma di questo momento. E infatti non per niente davano proprio Van Petegem e Van den Broek come i favoriti, cioè i corridori che avevano le migliori quotazioni per giocare al totociclismo. In effetti, se Van den Broek ha forse preteso troppo da se stesso andando all'attacco fin dai primi chilometri, evidentemente era sicuro di potercela fare. È stata una mossa secondo me intelligente, perché come ho detto prima, stare davanti nel gruppo quando le strade 24 sono secondi strette, il vantaggio dei tre uomini, se tirano così non li prendono più. Se come poi è stato, vai in fuga, stai con 20 corridori, non fai più nessuna fatica né fisica né psicologica, puoi stare tranquillo, vai via regolare. Invece il gruppo va via più a scatti, cioè la volata per imboccare il muro a tutto, poi si ferma. Lui cosa ha fatto? Ha spremuto Gaumont, l'ha fatto tirare come un dannato, poi dopo purtroppo è caduto, però lui si è fatto 70-80 km tranquillo, proprio regolare, tranquillo no perché stava pedalando. Cosa è successo? Dietro invece hanno speso di più. Difatti, come avevamo detto, attenzione, perché Van den Broek non ha speso tanto, anzi ha speso meno degli altri, è stato bravo, ha risparmiato nel tratto degli altri muri ed è venuto fuori adesso, che mi sembra tra i tre il corridore che sta spingendo di più, e quindi il suo modo è stato sì un po' azzardato, però intelligente. Allora, Van den Broek in prima posizione, Musseau in seconda, Van Petegem in terza. Nella corsa più amata dai fiamminghi, eccola la vecchia scuola, l'università del ciclismo per quanto concerneva
le corse in linea prima dell'avvento di Bartoli, sono ritornati alla grande ribalta i fiamminghi. Musseo, Vandenbroek e poi Van Petegem. Qui c'è il corridore più forte, il corridore più forte degli ultimi anni nelle classiche, Johan Musseo, e il giovane, la speranza del ciclismo belga. Sono stati compagni di squadra fino all'anno scorso, si conoscono molto bene. E è un, non so sinceramente chi sia il favorito tra i tre, perché sono tutti e tre molto veloci, anche se tra i tre il più veloce sulla carta è Johan Musseo, però mi sembra quello più stanco. Van Petegem l'anno scorso è arrivato secondo ai campionati del mondo, quindi anche lui alla fine di una corsa lunga e dura come questa è pure lui veloce, non li prendono più, quindi la lotta Musseo, è tra questi tre. Musseo è indubbiamente il più amato tra i corridori belgi, ha vinto tre volte questa corsa, ha vinto Parigi-Roubaix, veramente ha dimostrato non solo di essere un grande campione, ma di essere anche un grande personaggio, e il pubblico lo ha premiato perché è il numero uno al top delle classifiche dell'affetto. Se dovesse vincere Vandenbroek metterebbe d'accordo Valloni e Fiamminghi, perché, ripeto, vive e nato in un enclave vallone in territorio fiamminghi. A Mouscron, a pochi chilometri dalla Francia, l'ho detto anche in altra occasione, io l'ho conosciuto quando ero un ragazzino, 19enne, al Giro del Mediterraneo, che fra l'altro vinsi io, lui vinse l'ultima tappa, non vinse la tappa prima sul Monfaro, che anche quella vinsi io, perché però 500 metri dall'arrivo. Ma quante corse hai vinte in vita tua? Le ho dette tutte, ne ho vinte poche. E senti, mancano 5 chilometri alla conclusione. Il problema di Vandenbroek qual è stato? Che quando era un ragazzino ebbe un bruttissimo incidente, si ruppe in malo modo la gamba, e da quel giorno ha continui problemi, delle volte proprio sta 2-3 mesi senza problemi, e poi dopo ritorna questo male alla gamba, anche perché è più corta dell'altra, e questo gli ha un po' rallentato la carriera, che comunque lo ha sempre visto protagonista in ogni categoria. 5 chilometri alla conclusione. Mi ricordo che una volta Rino Negri scrisse che lo zio Jean-Luc Vandenbroek, che è stato ottimo soprattutto nelle corse contro il tempo, è stato l'unico corridore professionista a diventare assessore nel suo paese, e aveva come hobby l'incantatore di serpenti. Questo non lo sapevo. L'ha scritto Rino Negri, che non può mai sbagliare, è veramente... Attenzione, perché dietro si è formato un gruppetto con ben 4 Rabobank, e davanti non stanno più andando fortissimo, quindi potrebbero ancora succedere cambiamenti in questo Giro delle Fiandre. Difatti, vedete, non c'è una... Non, secondo me non stanno andando forte, mentre dietro ci sono 4 corridori Rabobank che stanno spingendo a fondo. Eccoci con Musseo in prima posizione, si guardano, non fanno tirate, vediamo, 23 secondi, hanno guadagnato 3 secondi rispetto alla precedente segnalazione. Musseo, Van Petegem e Vandenbroek, 3 belgi al comando con un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti dei più immediati seguitori, tra i quali c'è il nostro Bartoli. C'è un po' di vento che soffia a favore della marcia dei corridori. 4 chilometri alla conclusione in questa giornata grigia. Per fortuna non piove, non c'è freddo. Ieri è stata una giornata orribile. Oggi è un autunno, però che non ha fatto molto dannare i corridori. Ci sono state giornate di sole, poi improvvisamente ieri pioggia battente fino a tarda sera, però tutti i bollettini meteorologici dicevano per domani, i Rabobank stanno tirando, per domani è prevista una buona giornata per loro, evidentemente per noi è ottobre. Stanno tirando per Marcus Sberg in quarta posizione, il corridore più veloce tra di loro, e in testa stanno tirando Sorensen, Den Bakker e Mark Wouters. 3 chilometri alla conclusione, l'arrivo qui nel cuore di Meerbeek in leggerissima ascesa, mentre vedete che Van Petegem ha qualche problemino con la scarpa, si è allacciato, si è stretto pronto, i cinghietti, pronto a scattare. Allora, maglia azzurra quella di Van Petegem della TVM, formazione olandese, con la maglia bianco-rossa Vandenbroek della Cofidis, formazione francese, e con la maglia, possiamo dire, iridata dai molti colori, c'è
Museu della Italiana Mapei. Vandenbroek si volta, chiede forse l'intervento dell'ammiraglia. No, sta controllando, perché forse le macchine dietro non gli permettono di avere una buona visuale, quindi non riesce a capire quanto hanno ancora di vantaggio. Dietro stanno andando più forte rispetto ai primi. Siamo a 2 chilometri dalla conclusione, ancora una 15 secondi per i tre battistrada. Vediamo il gruppo, un buon margine di vantaggio. Abbiamo detto, l'arrivo è in leggerissima ascesa. Gli ultimi 400 metri, adesso la strada è rettilinea, poi a 400 metri una curva molto facile a destra, con questi 400 metri leggera salita. Mi sembra un po' tardiva questa reazione della Rabobank. 25 secondi a fondo gli uomini della Rabobank contro i tre battistrada, hanno ancora 25 secondi quando mancano, vediamo, 2 chilometri alla conclusione. Niente da fare, se non si fermano non verranno più raggiunti. Adesso vedremo, perché Van Peteghe potrebbe anche tentare di il andarsene colpo all'ultimo chilometro. Ecco, però attenzione, perché se si fermano fanno presto poi arrivare da dietro. Adesso in testa Vandenbroek, che quest'anno è riuscito già a vincere 5 corse, tra le quali la Ed Volk, che è un piccolo giro delle Fiandre. Mentre per Van Peteghe il successo meritatissimo è alla grande nella 3 giorni di La Pan. Anche Museu ha conosciuto la gioia di un successo. Ha vinto a Waregem la corsa attraverso il Belgio e mi sembra che a questo punto non va più in testa a tirare. Si è messo in terza posizione e difatti vedete che si controllano. Museu si è messo categoricamente in terza posizione. Allora è finito l'accordo, semmai accordo c'è stato tra i tre battistrada. Vedete Vandenbroek che si volta, protesta, dice: ma vi sembra il caso di perdere questa chance di far rientrare il gruppo? Eccoci alla curva di cui vi parlava in precedenza Davide Cassani. Siamo ormai all'ultimo chilometro, hanno notevolmente rallentato l'andatura i tre uomini che passano sotto il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro. Una 20 secondi soltanto se continuano a correre di questa maniera. Guarda. E parte Van Peteghe, Van Peteghe con Vandenbroek che si lascia al suo inseguimento. Museu sfrutta la scia di Vandenbroek. Allora la situazione a 800 metri, Van Peteghe con Vandenbroek che lo sta per riprendere, e poi in terza posizione Museu, ancora Van Peteghe in prima posizione, rallenta, si volta, aspetta, temporeggia. Grande scatto, grande sforzo di Vandenbroek, che naturalmente non manca di protestare con i due compagni di fuga per la loro non collaborazione. Ora vediamo, eccoci agli ultimi 400 metri, sulla destra c'è Museu, al centro c'è Van Peteghe, sulla sinistra Vandenbroek, ancora affiancati 300 metri, uno sprint ancora tutto da giocare, partono praticamente insieme. Si spintonano, rischiano addirittura di cadere. C'è Vandenbroek, Van Peteghe in prima posizione, inizia la rimonta di Museu con Van Peteghe ancora in prima posizione, si rialza Museu ed è Van Peteghe che vince con Vandenbroek in seconda posizione e Museu in terza. Allora Van Peteghe, primo e secondo, i due più gettonati, mentre c'è Spruck che vince la volata del gruppo davanti a Bartoli. Sì, la volata per il quarto posto è tra Spruck, Bartoli e Fabrizio Guidi. Quindi allora abbiamo adesso il tempo per rivedere. Allora 43 la media, 6 ore 16 primi, 43 secondi il tempo finale di questa 83esima edizione della Ronde van Vlaanderen. Adesso cerchiamo di rivedere lo sprint che sicuramente la regia ci riproporrà. Abbiamo circa 10 minuti di tempo per commentare, mentre eccoci con un altro gruppo, ecco la regia che ci ripropone lo sprint. Sentiamo il commento di Beppe Saronni, tu che di volate te ne intendi. Sì, è abbastanza, ma qui è stata abbastanza netta e credo che Van Peteghe si sentiva molto forte e sicuro, è partito a 1 chilometro, ha cercato la sorpresa, ma poi, lo dicevamo prima con i colleghi, era molto tranquillo, era il corridore più tranquillo qui nel finale e l'abbiamo visto fare una volata con un'esuberanza e una potenza enorme. Vandenbroek e Museu sono stati bravissimi tutti e due
perché Van den Broek ha corso secondo me un po' dispendiosamente cercando di trovare delle situazioni favorevoli. Museu per l'incidente che conosciamo, quindi lo ritroviamo nei primi con due grandi altri risultati, però questo corridore ha dimostrato di essere il corridore di questo inizio stagione e, come mi dicevano sia Ballerini e Sprook, era il corridore che in gara dava dimostrazione di grande sicurezza e grande potenza. Ecco che sta passando Sprook. Allora, per Van Petegem è la prima importante vittoria. Diamo modo a Davide Cassari di consultare il computer. Per Van Petegem ci ricordiamo un secondo posto. È un atleta che è sempre stato dato tra i favoriti, sempre considerato tra i migliori, ma che non è mai riuscito a centrare un grande obiettivo. Oggi finalmente, dopo tanta attesa, anche Van Petegem riesce a trionfare su di un grande traguardo, il traguardo più prestigioso, più amato dai fiamminghi. Van Petegem, che fiammingo, nato nel 1970, al suo terzo successo in questa stagione, aveva già vinto una tappa, anzi la classifica finale del Tregione di Lappan due giorni fa, e Arelbeck, una corsa che si è svolta il 27 di marzo. Prima di questi successi ne aveva vinte altre 13 di corse e secondo me dovrebbe anche passare in testa la classifica di Coppa del Mondo, perché si era piazzato anche alla Milano-Sanremo, si era piazzato in settima posizione, quindi con i 100 punti guadagnati si porta 128 e dovrebbe anche essere il leader della classifica di Coppa del Mondo. Fiscalissimi gli organizzatori, abbiamo visto che Ballerini voleva raggiungere la nostra postazione, però l'hanno obbligato a prendere la strada verso le docce e i vestiari. Abbiamo visto anzi che ha avuto un gesto di rabbia perché lo hanno mandato e non riescono a raggiungere la nostra postazione proprio perché li stanno mandando tutti, li stanno incanalando verso la zona delle docce e dei vestiari. Mentre ecco qua Van Petegem. Io, come poi ho detto a 15 km dall'arrivo, prima del muro di Gramont, se fosse stato la Mapei, non è una critica ma è giusto una constatazione, per Bartoli avrei corso in un modo diverso. Io avrei cercato di tenere la corsa bloccata e portare Bartoli con i primi al muro di Gramont. Secondo me era l'unico corridore in grado di fare la differenza, purtroppo è rimasto tagliato fuori, dopo l'avete visto è rientrato, però c'era Museu davanti che andava protetto. Io avrei corso in un modo diverso, non avrei fatto tutti quegli scatti che ha fatto poi Peter. Ma io ero tutta nella fase centrale del percorso e devo dire che fino ad un certo punto credo la tattica di questa squadra era credo azzeccata, c'erano due corridori importanti nella fuga dei 20, quindi una fuga come importante che ti consentiva di rimanere fuori da un incidente e di superare i tratti di pavé senza pericolo, due corridori come Zanini e Leisen, ma ad un certo punto dietro abbiamo visto lavorare molto i compagni di squadra di Bartoli e quindi c'era un po' un rincorrersi generale e probabilmente è un po' sempre questo tema tattico che si rincorre, che non si riesce mai a capire poi fino in fondo in realtà quali siano i veri. Però dobbiamo dire che in questo finale di corsa Museu era credo il corridore di questa squadra che poteva esprimersi al meglio. Per ciò che riguarda Ballerini, tu mi chiedevi prima, Ballerini è arrivato, tra l'altro l'abbiamo appena intravisto, subito nel gruppetto con Bartoli assieme a Sprook, e quindi voglio dire, questo ci fa ben sperare perché in vista, come dicevi tu, c'è la Roubaix. Allora archiviamo questo Giro delle Fiandre che è terminato con un trionfo dei fiamminghi, vedete appunto sulla destra il telecronista fiammingo che sta intervistando Van Petegem, e allora guardiamo avanti, guardiamo a domenica prossima, la Parigi-Roubaix. Ma guarda, noi della Lampre-Daikin siamo fiduciosi perché Sprook e Ballerini con Dirksen e altri corridori stiamo andando abbastanza bene, stiamo sfruttando a pieno le nostre possibilità. Non dimentichiamoci che siamo la prima squadra italiana nella classifica di Coppa del Mondo e siamo con Sprook credo nei primi perché è arrivato subito con Bartoli, quindi anche questo sono ottimi risultati, e soprattutto un Ballerini che sta dimostrando di giorno in giorno di trovare una grande condizione e quindi credo che possa giocarsi la Parigi-Roubaix al meglio. Come mai non c'era Kamenzin oggi? Kamenzin sta... Il campione del mondo, lo svizzero campione del mondo. Sta preparando con altri compagni di squadra il programma del Giro d'Italia.
è stato in queste due settimane a vedere parecchie tappe del Giro d'Italia ed è quasi in condizione buona. Una battuta telegrafica per Colombo, perché siamo in chiusura, abbiamo soltanto 30 secondi. Sì, la corsa è stata abbastanza bene, purtroppo c'è stata quella caduta sul penultimo muro che ha un po' compromesso le mie speranze e quelle di Serres. Comunque tutto sommato abbiamo inseguito, è stata una buona corsa e sono contento. Come è avvenuta quella caduta, la meccanica della caduta che praticamente ha portato via dal gruppo i primi due ai quali poi si è aggiunto Van den Broek? Allora, i lati del pavé in genere è sempre molto bagnato, umido, Serres ha stretto la curva, gli è scivolata ruota dietro ed è caduto. Allora, a questo punto, mentre dalla regia di Roma possiamo rivedere la volata di questo Giro delle Fiandre vinto da uno dei favoriti, Van Petegem. Allora, concludiamo dicendo: tre belgi hanno trionfato, due fiamminghi e uno mezzo vallone, mezzo fiammingo. Allora, vittoria di Van Petegem, intervistato dal telecronista belga, un atleta di grandi piazzamenti, una tela che oggi finalmente è riuscito a vincere una grande classica dopo il trionfo nella Tre Giorni di La Panne. Allora, primo Van Petegem, secondo Van den Broek, terzo Busse, o poi Spruik e Bartoli nell'ordine. Questo l'ordine d'arrivo del Giro delle Fiandre. Il prossimo appuntamento, la Grande Belgen, rimandiamo sempre nelle Fiandre, la Grande Belgen mercoledì prossimo sulla terza rete a partire dalle 15.30 e domenica prossima la regina delle classiche, la Parigi-Roubaix. E con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca diretta augurandovi, gentili signore e signori, buonasera e buona Pasqua.